il film che maggiormente ha influenzato la carriera registica di Quentin Tarantino. Eppure, alla critica del tempo non piacque, giudicandolo un western lento e atipico. Il pubblico invece lo apprezzò. In Italia, nella stagione 61-62, si collocò al dodicesimo posto tra i 100 maggiori incassi. Forse l'unico western dove si vede il mare e ultimo film girato in vista vision, I due volti della vendetta è un'opera complessa. Alcuni critici lo hanno interpretato in chiave freudiana e hanno parlato di rapporto edipico tra i due protagonisti. Sicuramente un'opera non facilmente catalogabile, un western, ma anche una struggente love story, un potente affresco di un'epoca in trasformazione, una ferma denuncia antirazzista e antimoralista. L'attenzione è concentrata non tanto sugli avvenimenti, che pure ci sono in abbondanza, il film dura 2 ore e mezza, quanto sulle psicologie, sui comportamenti, spesso realisticamente contraddittori, dei singoli personaggi di cui si analizzano le motivazioni e le mentalità. Se Brando avesse proseguito su questa strada, chissà quali traguardi avrebbe potuto raggiungere. Sa dirigere gli attori, l'uso della macchina da presa è sapiente. Le panoramiche e i paesaggi sono difficilmente dimenticabili, la colonna sonora è utilizzata nel migliore dei modi. Come attore, Marlon Brando riempie lo schermo come nessuno, magnetico e dire poco. Personificazione del metodo Stanislavski, sembra non muovere un muscolo, ma nel suo volto si intravedono sensazioni, pensieri, sentimenti a profusione. C'è poco da fare, è stato ed è il numero uno del cinema.